per me la cosa più importante, non essere più schiavo di quel pacchetto di sigarette e di quella sostanza che ti comanda giornalmente e che te poi non ne puoi fare a meno. È Daniele a raccontare in prima persona con questo video amatoriale inviato alla nostra redazione l'esperienza che gli ha cambiato la vita. Daniele è stato iscritto a sua insaputa dal suo medico di famiglia ad un corso per smettere di fumare del SERD. In realtà bisogna essere padroni di noi stessi e di continuare la nostra vita senza questa sostanza che è veramente dannosa. Seguito assieme ad una ventina di partecipanti dall'educatrice professionale Eleonora Laferla, Daniele, che era inizialmente molto scettico, oggi può dire di essere un ex fumatore. Gli odori, i profumi che si risentono, che si riassaporano, l'alimentazione, l'abbigliamento, sali in macchina, non senti più l'odore di fumo, parli con la gente, non sei imbarazzato per provare fastidio. Un vivo ringraziamento lo devo fare sia al mio medico di condotta, dottoressa Katia Guerrini, e sia la dottoressa Eleonora Laferla, perché ha saputo darci quelle nozioni importanti per riuscire nell'intento.